Marco coltiva da anni il desiderio di crearsi una propria attività. Effettivamente avviare la propria attività può essere molto gratificante, ma spesso anche molto complesso ed impegnativo, soprattutto in un clima economico duro. Marco avrà tutti gli strumenti per confrontarsi con le difficoltà che gli si potranno presentare? Per Marco c'è una buona notizia, non dovrà fare tutto da solo. A supportarlo c'è il progetto MIP, Mettersi in Proprio, che da oltre 20 anni rappresenta il principale strumento per il sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo in Piemonte. Il progetto MIP è un servizio di consulenza completamente gratuito grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo. È realizzato dalla Città Metropolitana di Torino nel territorio di propria competenza e dalla Regione Piemonte nel restante territorio, attraverso dei soggetti attuatori specializzati nel supporto alla creazione di impresa. Ma come funziona? Marco dovrà collegarsi al sito e cliccare su Partecipa a MIP e scegliere dal calendario una tra le date disponibili per l'incontro di preaccoglienza di gruppo, che si svolgerà presso il centro per l'impiego più vicino, ed iscriversi all'incontro compilando l'apposito modulo di registrazione, descrivendo in breve il suo progetto imprenditoriale. In alternativa all'iscrizione online, Marco potrà recarsi presso il centro per l'impiego più vicino ed un operatore provvederà ad eseguire la procedura di prenotazione. Al termine dell'incontro di preaccoglienza, Marco dovrà compilare un questionario di autovalutazione, utile a scoprire le proprie attitudini imprenditoriali. A questo punto, Marco inizierà il suo percorso di accompagnamento affiancato da Silvia, il suo tutor di impresa, che gli fornirà informazioni, consulenza specialistica, assistenza per la verifica di fattibilità dell'idea imprenditoriale e valuterà insieme a lui eventuali strumenti di agevolazione pubblica. Il percorso di accompagnamento durerà un massimo di 6 mesi e culminerà con l'elaborazione del business plan. Una volta elaborato il business plan, Marco potrà presentare il suo elaborato ad una commissione tecnica, che è tenuta ad esprimersi sulla validazione del progetto. A business plan validato, Marco avvierà la sua attività di impresa. Il successo imprenditoriale di Marco non riguarda solo lui, ma tutto il tessuto economico e sociale della regione, in quanto favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro e la generazione e la diffusione di innovazione. Il successo di Marco è un successo per tutti. Partecipa al programma ed inizia l'avventura.